Eccomi subito di nuovo qui con voi, fratelli bianconeri e non, per parlare invece del domenico sportivo. Sicuramente molto più interessante. Molto più interessante. Perché più interessante? Perché Zenga stamattina si è svegliato e ha messo si è messo in testa di dare una mano all'Inter e gliel'ha data, ravvivandoli, perché molti tifosi interisti si sono incredibilmente subito ravvivati perché erano fuori da tutto, con un fallimento palese, l'ennesimo. E invece Zenga, da bravo cuore nerazzurro qual è, ha deciso di dargli un'altra chance. Incredibile, alle volte il calcio è strano, ma io l'ho sempre detto che il calcio è strano. E quindi cosa succede? Succede che la Lazio va in quel di Crotone, dove ha un match ball fantastico per trovare la qualificazione diretta alla Champions, e invece il Crotone, l'ottimo Crotone, la obbliga al pareggio. E quindi succede che la Lazio va avanti di un solo punto, sono tre adesso i punti di vantaggio, ma non bastano per la matematica. E quindi diciamo così che Zenga ha deciso di dare un'altra possibilità, secondo me una possibilità molto piccola, però diciamo che su un 100% io un 15-20% all'Inter glielo do, 15-20, anche perché l'Inter non può sbagliare, deve vincere per forza. L'Inter non, se pareggiano sono fuori, se vince la Lazio sono fuori, devono vincere per forza. Però l'Inter che ho visto ieri sera è una squadra che non è stata fortunata ieri sera, però ci ha messo molto del suo per perdere. Per cui che cosa significa? Che sarà veramente un'ultima partita, e guarda te con chi ce l'ha, guarda te. Alle volte si dice, noi juventini il 5 maggio ce lo ricordiamo bene, e guarda caso era l'ultima partita del campionato, e guarda caso questa è l'ultima partita del campionato. Pensa a te, se la Lazio va in Coppa dei Campioni, a parte che non so chi delle due sia peggio che vada in Champions, perché si sono mangiati fra queste due squadre tanti di quei match ball che neanche a dirlo. Certo è che la Lazio però alcuni match ball non li ha persi per causa sua. Io direi che almeno in 4 partite la Lazio è stata sfavorita enormemente da alcune sviste arbitrali importanti. Però ciò non toglie che se la Lazio comunque è quarta a lottare, vuol dire che un motivo c'è, ok? Stessa cosa dicasi per l'Inter, per cui sarà una sfida, diciamo così, sotto certi punti di vista titanica, sotto altri punti di vista drammatica, ma drammatica perché chiaramente una delle due festeggerà e per l'altra comunque vada sarà un fallimento. Ora, perché io vi dico questo? Per un motivo molto semplice. Allora, la Lazio è una squadra più abituata all'Europa League che alla Champions, per cui diciamo che fondamentalmente se la Lazio andasse in Europa League non si potrebbe comunque parlare di un grande fallimento, sarebbe invece un grande risultato partecipare alla Champions. Per contro invece c'è l'Inter, dove l'Inter è sicuramente più abituata magari alla Champions, abituata tra virgolette per modo di dire, e non andare in Champions ma andare in Europa League sarebbe un fallimento da crack finanziario quasi per l'Inter, tant'è vero che oggi hanno intervistato per radio Icardi, il quale ha espresso chiaramente parole del tipo se vogliono vado via. Quindi se l'Inter arriverà in Champions, Icardi al 90% resterà, ma se l'Inter non va in Champions, non so se Icardi riescono a trattenerlo,
che poi tra l'altro uno di questi giorni farò un video a proposito di questo giocatore, perché girando per il web ci sono tanti tifosi interisti che fanno video, c'è chi è a favore di Icardi, c'è chi è contro, farò un video anche su questo, ma non stasera. E quindi sarà, ripeto, una sfida sicuramente drammatica da vivere tutta davvero a polmoni pieni domenica. Detto questo, parliamo qualche secondo del Napoli, al quale faccio i miei personali complimenti perché ha fatto una stagione secondo me meravigliosa e non ha vinto perché ha perso qualche punto di troppo, soprattutto nelle ultime due o tre domeniche. E questo purtroppo è una crocifissione automatica. Quando perdi così tanti punti, hai voglia di andare a vincere a Torino? Non dice niente. Quindi, però ciò non toglie che resta il grande lavoro che ha fatto Sarri, il grande lavoro che ha fatto De Laurentiis. Però adesso devono dare ai tifosi napoletani qualcosa in più, e quindi due o tre acquisti importanti che permettano al Napoli di poter fare quel salto di qualità in più che gli possa permettere di arrivare alla vittoria. Oggi il Napoli ha vinto 2-0, quindi direi che sicuramente ha fatto quello che doveva fare, però nonostante tutto quello che abbia fatto in questi anni non è bastato per vincere, vuol dire che manca ancora qualcosa. Per il resto il Napoli merita soltanto complimenti perché ha fatto una stagione meravigliosa. Se devo fare un piccolo appunto al Napoli, lo faccio per quello che riguarda l'Europa, dove non mi è piaciuto più di tanto, ma per quello che riguarda l'Italia non merita critiche. Quindi onore e complimenti anche al Napoli. Per quello che riguarda il Milan oggi si è assicurata la partecipazione alla prossima Europa League, quindi onore anche al Milan, perché so che è una società molto seria e so che ci parteciperà con l'intento di fare molto bene, e questo è quello che mi auguro. Anche qui era un pareggio annunciato, perché con il pareggio il Milan andava di certo in Europa League, l'Atalanta c'è molto vicina, quindi era un pareggio anche questo sufficientemente scritto. La partita l'hanno giocata, io l'ho vista lungamente, non tuttissima, però ne ho visto diversi minuti, se la sono giocata, ha avuto le sue occasioni il Milan, ha avuto le sue occasioni l'Atalanta, quindi diciamo che è stata una partita sicuramente più vivace che Roma, Juventus, che invece è stata sufficientemente noiosa. Per il resto c'è poco altro da aggiungere, in quanto che, come dico, l'Atalanta è quasi in Europa League, il Milan c'è arrivato, quindi diciamo che anche per queste due squadre si avvicina il tempo del riposo, il Milan si può già riposare. Per quello che invece riguarda il dietro, qui ci sono state delle sorprese, perché l'Udinese che va a vincere a Verona non era così scontato, anche se il Verona era già retrocesso. La vittoria del Cagliari a Firenze sono tre punti pesantissimi, e anche qui non so quanti sono i tifosi che avrebbero scommesso sulla vittoria del Cagliari. È chiaro, era una partita da tripla, ma non per le possibilità che aveva il Cagliari, era una partita da tripla perché il Cagliari poteva avere solo vincendo poteva avere delle speranze di poter ancora salvarsi. Ci è riuscito, quindi complimenti a loro. La SPAL ha perso una partita importante a Torino, negli ultimi minuti l'ha persa, mi sembra che mancassero un paio di minuti alla fine, dopo essere stata in vantaggio a lungo. Questa sconfitta è pesante, molto pesante. Poi c'è il Crotone, che, come dico, anche lui all'ultima domenica drammatica, perché oggi contro la Lazio è riuscito ad ottenere un pareggio quando era addirittura passato in vantaggio. Quindi voglio dire, comunque l'ultima domenica ci riserverà le ultime sorprese.
le ultime sorprese che saranno bellissime da vedere, bellissime da godersi fino in fondo, però la partita più importante è sicuramente Lazio-Inter. Come mi auguro che finisca? Io ovviamente non parteggio né per l'una né per l'altra squadra, lo sapete, ho una simpatia per la Lazio e ho un'antipatia per l'Inter, per cui è chiaro che nel mio cuore io spero che in Coppa Campioni ci vada la Lazio, ma non faccio il tifo per nessuna delle due, anche perché, come dico, sono due squadre comunque medie, sono due squadre che si sono mangiate una barca di punti per vicissitudini diverse, che meritano ampiamente questa classifica, anzi, secondo me per l'Inter è pure troppo la classifica che ha, e che adesso si dovranno giocare questo accesso alla competizione più importante. È una partita drammatica, ci sarà da ridere. Ciao a tutti.